Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi andremo a spacchettare un altro box, ovvero quello di Tapu Koko GX. Ovvero qui c'è Tapu Koko, non so se è GX, ma penso si trovi solo la versione GX di Tapu Koko. Esiste in Giappone anche la versione non GX, ma è una promo che da noi probabilmente arriverà con un blister. Per adesso andiamo alla ricerca del folletto appunto GX più amato, penso, della settima generazione. Speriamo di trovarlo perché è veramente molto molto bella come carta. Quindi ragazzi, mi raccomando, auguratemi buona fortuna, perché adesso andiamo a spacchettare questo box tutto in un video, ovviamente. Eccoci qui ragazzi col nostro box nel cambio inquadratura qui davanti. Ora ragazzi andiamo ad aprire, ho fatto già un taglio con le forbici come vedete per facilitare l'apertura, perché altrimenti con ste cose io veramente non riesco a gestirmele. Abbiamo qui il nostro box di Tapu Koko, come vi dicevo, anche qui artwork veramente fantastico del box. Poi abbiamo ai lati i soliti artwork, diciamo, che troveremo anche all'interno. Adesso mettiamo bene a fuoco, ecco, guardiamo qui Tylo, bellissimo, Slowpoke, posa stupenda, e ragazzi guardate questo Senslash di Alola, fantastico, speriamo di trovarlo. Di qua invece abbiamo Machamp, anche questo bellissimo, e Wimipod, e attenzione abbiamo anche questa collana di fiori che non mi ricordo come si chiami, ma anche se non la troviamo è lo stesso. Ok ragazzi, direi di andare ovviamente ad aprire il nostro box facilmente, incredibile. Non lo pieghiamo come al solito perché così me lo tengo. Ed ecco qui i nostri pacchetti giallo piscio, vedete il giallo domina in questi pacchetti, assolutamente nell'ordine giusto. Sto piegando il box e lo mettiamo qua, che ci porterà fortuna, voglio sperare di sì. Allora, io qui ragazzi ho veramente un ambaradam di roba tra il microfono nuovo, il cellulare che sta riprendendo, quindi scusatemi ma sono veramente impedito. Allora, abbiamo qui i nostri pacchetti e direi di cominciare subito aprendo il primo. Ho messo via le forbici, ho fatto un grande errore perché tanto qui ci servono. Ah, ecco qui il primo pacchetto di Tapu Koko. Allora, vediamo un po' se il nostro guardiano preferito ci porta fortuna. Il trick, come al solito, è di solo una carta, ragazzi. Abbiamo Bellsprout che guarda in alto, molto carino. Poi Delibird che si prende un sonnellino, attenzione, in un ambiente tropicale. Poi abbiamo... no, pongo ovunque, cioè non lo so. Oh, iniziamo già con Senslash di Alola, questo artwork veramente fantastico, ragazzi, guardate che bello. In una tormenta di neve la posa del Pokémon è fantastica, te lo fa apprezzare molto di più. E infine abbiamo un Victreebel che da noi molto probabilmente o sarà raro o non comune, qui è non comune ma... è quasi probabile che da noi sia raro. Andiamo avanti con un altro pacchetto. Sì, andiamo avanti anche in fila così esaurendo una pila. Tanto è lo stesso, sempre gli stessi pacchetti, chi se ne frega. Ecco qui, aperto malissimo, ma ormai lo sapete che non ci riesco. E abbiamo qui, abbiamo visto Nospass, artwork molto carino con, guardate, le teste dell'isola di Pasqua qui ispirato, fantastico. E Weeping Bell, bellissimo, che ha la bavetta, asciugati per favore. Ma basta, ma sei ovunque, ponghi ovunque, cioè non ne posso più. Komala, fantastico ragazzi, questo Pokémon secondo me meritava sia per la sua peculiarità nel competitivo, nel battling, perché ha un'abilità veramente eccezionale, ma anche per il design, secondo me meritava un'evoluzione e un po' più di spazio. Invece purtroppo ha tenuto la forma base, che è molto carina, però non valorizza molto il Pokémon. Poi ragazzi abbiamo, attenzione, oh, iniziamo subito con una GX, subito perché al secondo pacchetto già troviamo una GX, attenzione ragazzi. Abbiamo trovato Tartnator, non mi ricordo bene come si chiama, comunque mi piace molto come Pokémon questo drago fuoco, anche perché il design è carino, il fatto che si ripari dietro il suo guscio per poi attaccare, molto molto carino, guardate qui che bello. Non avevo preso le buste, quindi si è rivelato un'ottima mossa. Ecco qui, mettiamolo subito in busta, lo andremo a rivedere alla fine. Comunque, bellissimo artwork anche, oltre che bellissimo Pokémon. Continuiamo la nostra ricerca, ragazzi. E andiamo col terzo pacchetto. Se continuiamo così, troviamo una marea di GX, speriamo. Allora, solito trick di una sola carta. E qui abbiamo, attenzione, Helioptile. Carino. Bello questo Gotita, penso. No, Gotita è l'altro. Gotorita è questo e Gotita è l'ultimo. Carino comunque l'artwork, non mi dispiace. Vanillite, ma cioè è pieno di Pokémon che odio questo set. Questo ragazzi è fantastico, cioè guardate l'artwork di questo Swallow,
Cioè è incredibile, sembra proprio una foto di Focus preso nella natura questo suello. Guardate i dettagli anche delle foglie, cioè è incredibile il fatto che abbiano praticamente sprecato più lavoro, diciamo, per fare i dettagli, perché sono veramente fantastici, che il Pokémon stesso, che comunque è rappresentato veramente molto bene, cioè la fisionomia dell'uccello è perfetta. Poi ragazzi, attenzione, abbiamo Ala, il Kauna di Melemele e Trainer. Non so neanche se è usabile nel TCG, vedremo solo una volta uscita l'espansione se sarà giocato, perché io non sono un esperto, quindi non mi fingo tale. Quarta bustina, ragazzi, e abbiamo, come dicevamo, abbiamo visto la figura appunto di Tylo, e infatti guardate qui che bella, veramente proprio bella questa illustrazione di Tylo, che appunto è tra mare e isola, però fatto veramente molto bene, sembra proprio una foto come quella di Swellow, quindi linea evolutiva disegnata veramente in modo eccelso. Abbiamo poi, attenzione, Slowpoke, che avevamo già visto appunto in questa posa così rilassata, bellissimo, e Clefable, carino anche se non troppo, l'artwork è veramente molto diciamo fatto da bambino, sembra fatto all'asilo. Poi abbiamo, oh, Glalie, guardate come incavolato questo Glalie, cioè manco Vin Diesel in Fast and Furious. Poi abbiamo, ragazzi, oh, Drampaolo, che uno di voi mi aveva appunto detto che si trovava in questo set, felicissimo di averlo trovato, perché ragazzi è molto carina questa figura di Drampa, guardate anche lo sfondo, si trova su un alto piano, veramente molto bella. La mettiamo qua e come al solito un po' di olo le faremo rivedere alla fine del video. Allora, andiamo avanti a spacchettare, abbiamo Vulpix di Alola, Petilil mi sembra, Delibird, Whiskash bellissimo, che ha questa visuale diciamo metà dentro l'acqua e metà fuori, che è stata già adottata la prima volta credo col Freligator dei set Expedition, che è del maestro Arita l'illustrazione ed è fantastica quel Freligator. Poi abbiamo, ragazzi, Victreebel, ok, è l'ultima, niente, quindi abbiamo trovato una non comune del cavolo. Vabbè, non ci lamentiamo troppo e andiamo avanti. Molti altri che li abbiamo visti, quindi ragazzi iniziamo a velocizzare un po' le nostre aperture, perché dobbiamo trovare le ultra rare, quindi le GX. Portatemi fortuna, Machop, molto carino. Attenzione, abbiamo, questi ragazzi veramente sono difficilissimi da ricordarsi. Poi abbiamo Barboach, scusate, abbiamo trovato Whiskash, quindi ovviamente troviamo anche Barboach. Poi ho un altro Sandslash di Alola e attenzione, abbiamo un Victini olografico, molto carino, non pensavo neanche potesse aprire le ali in questo modo, io francamente, comunque è molto carina l'illustrazione, che sta volando fra i rami, e lo sfondo molto carino, con queste stelle qua sullo sfondo, molto bello. Andiamo avanti con la nostra apertura, abbiamo, avete già visto Chansey, vi ho spoilerato Chansey, eccolo qui, il nostro carissimo Chansey. Poi abbiamo Bellsprout, che guarda in alto, Vanillite, che potevamo non trovare, Machoke, bellissimo questa posa, che addirittura solleva un masso un po' deforme qua, però ci sta. E attenzione, abbiamo un Heliolisk, che da noi sarà molto probabilmente raro, ma ci sta, perché è un artwork veramente molto molto bello, guardate, è ripreso mentre appunto attacca aprendo tutta la sua corona, diciamo, la chiamiamo così, perché in realtà è nel collo, però penso si possa chiamare corona. Molto bello l'artwork, mi piace, così dinamico. Andiamo avanti, ovviamente. Le Fabi si devono smettere di metterle di fianco al tin. Guarda, tolgo il tin. Mi ha rotto le pelotas di suonare ogni volta tin tin tin. E il tin suona tin tin tin. Ok, la smetto veramente. Cioè, lasciamo stare. Ma non le preparo neanche queste cavolate. Mi vengono così, cioè io... Poi me lo merito se non trovo niente. Oh, evoluzione del draghetto di prima. Questo penso sia... Jangmo O, però non sono sicuro. Poi abbiamo Sandshrew di Alola, che sembra appunto un igloo, molto bella la fisionomia. Clefairy, che sfondo ragazzi, innamorato dello sfondo, cioè veramente è assurdo, è bellissimo questo sfondo, fantastico. E poi abbiamo, attenzione, la mora cinese della nonna. Oh, non è l'ultima ragazzi, stavo contando male, infatti quante carte abbiamo trovato? Penso tre allora. Questa è la quarta, guardate, non è l'ultimo, questo qui dell'otto, gioca Super Nalotto, non è l'ultimo, ma abbiamo, attenzione, oh, Machamp, ok, mi aspettavo quasi una GX, però comunque, fortunati di aver trovato questo Machamp, che avevamo già visto appunto nelle illustrazioni, ed è veramente fantastico, una posa eccezionale, la rivedremo ovviamente alla fine, per adesso continuiamo il nostro spacchettamento, io faccio fatica a vedere se non dalla telecamera, ragazzi, sono pieno di roba qua davanti. Allora, abbiamo qui Heliolisk, Vanillish, Wimpod di tipo erba, quindi coleottero in realtà, però me lo aspettavo di tipo acqua.
Poi abbiamo Slowbro, carina questa illustrazione di Slowbro che ha perso la sua bacca. E infine abbiamo, ho un lapsus ragazzi, non mi viene in mente l'evoluzione di Nospas come si chiama. Tanto ci saranno la valanga di commenti qui sotto con scritto così, cioè tutti che diranno la stessa identica cosa. Ragazzi, non è che non lo so, è che non me lo ricordo sul momento. Comunque, andiamo avanti con il nostro spacchettamento. Ragazzi, abbiamo appunto, ne parlavamo prima, Nospas. Poi abbiamo Weeping Bell, Snorunt, artwork molto simpatico perché molto psicadelico, ma lo vediamo appunto nel freezer, diciamo che si prende la sua pennichella. E poi abbiamo Komala, molto bello. E infine, oh ragazzi, l'abbiamo trovato, anche questa è una delle GX che volevo assolutamente trovare, perché ragazzi guardate quanto è bello, fantastico, cioè ha un artwork veramente incredibile. È una delle poche GX oltretutto che ha anche uno sfondo veramente invidiabile secondo me, perché vediamo qui il cielo da una parte, qua i massi distrutti, quindi comunque interagisce molto con l'ambiente in cui è inserito, e qua vedete appunto la collina, insomma è rappresentato secondo me bene l'ambiente anche in cui si trova il Pokémon. Altrettanto è per questo Tartonator, stanno sfornando veramente delle GX assurde per me. Non ne ho trovata ancora una brutta, mentre all'inizio delle ex comunque trovare ex brutte era possibilissimo. Invece adesso già a inizio set con queste nuove GX stanno facendo un ottimo lavoro ragazzi. Continuiamo a sbustare, tanto rivedremo le carte più rare alla fine, quindi non preoccupatevi. E troviamo questo Tylow, Petilil, Gozorita. Non abbiamo trovato ancora Gotitel. Vanilux, che da noi molto probabilmente sarà raro, aspettatevelo. E abbiamo un aspirapolvere, ok, e basta, questa era l'ultima, bene, abbiamo trovato un aspirapolvere in questo pack, vai così, sulle mani per l'aspirapolvere. Andiamo avanti con la nostra apertura ragazzi, ci porterà più fortuna, me lo sento. Qui abbiamo un'olografica, abbiamo Vulpix, se la trovo davvero sono incredibile. Lasciamo perdere, non mi viene in mente come si chiama questo Pokémon, evoluzione di Petilil, ma non mi viene proprio in mente. Comunque, è molto carina l'illustrazione con questi fiori, tanto Petalo Danza è uno degli attacchi classici di questo Pokémon. Poi abbiamo Glalie, super incavolato. E infine abbiamo Ala, ovviamente, Kauna di Pesche Pesche. Ragazzi, continuiamo, siamo ormai a metà perché mancano due pack e siamo a metà del nostro box. Quindi continuiamo imperterriti perché ci mancano ancora un sacco di GX da trovare. E abbiamo qui Sandshrew, Slowpoke, Machop, Swellow, fantastico. E infine abbiamo la collana di fiori, addirittura olografica, perché non bastava inserirlo nel box, ma addirittura dovevi farlo rara olografica. Benissimo ragazzi, cioè mi piace anche l'artwork, devo dire la verità, fatto molto bene, inserito in un contesto floreale e in un ambiente che ricorda veramente le giornate idilliache passate con Antonio Banderas al Mulino Bianco. Attenta Rosita, perché questi paesaggi qui manco li vedi in fotografia, ma devono per forza essere nelle pubblicità da quanto sono belli. Veramente fatto molto bene l'artwork, però il Pokémon in sé ragazzi è una collana di fiori, non mi piace per niente questo Pokémon. Clefable, Barbwatch e Jangmo, questo non me lo ricordo ragazzi davvero, sono troppi difficili sti nomi, devo impararmeli. Poi abbiamo il campo d'addestramento dei Velociraptor di Jurassic Park. E infine abbiamo, attenzione, Heliolisk, che avevamo già visto e mi piace veramente tanto. Attenzione, ultimo pacchetto di questa metà box, quindi siamo a metà del nostro box, perfettamente a metà. Stiamo trovando veramente delle belle carte, quindi sono soddisfatto. Vediamo cosa troviamo qui. Abbiamo qui Chansey e Clefable. No, Clefairy, scusate, mi sono sbagliato. Oltretutto l'illustrazione di Clefairy è anche più bella di quella della sua evoluzione, però vabbè. Vanillite. Oh, Gotitel, molto bello anche l'artwork, non mi piace il Pokémon, devo dire la verità, tutta la linea evolutiva di Gotita, Gotorita e Gotitel non mi piace per niente. Tuttavia, molto bello quest'artwork, vediamo che usa i suoi poteri psichici scagliando rocce ed è veramente fatto molto molto bene, con questo viola che predomina, che tanto è il colore principale del tipo psico. Infine ragazzi abbiamo una olografica, che è questo Blissey ragazzi, bellissimo, caratterizzato ovviamente dai punti vita veramente molto alti come lo è sempre stato per la linea evolutiva di Chansey, veramente fantastico, punto di forza diciamo di questa linea evolutiva. Comunque carino anche il Chansey, proprio perché non ha un vero e proprio sfondo, però diciamo ha questi cuori, insomma uno sfondo comunque molto caratteristico e carino. Possiamo mettere le forbici qua direi e continuiamo a spacchettare. Allora facciamo il nostro trick, vediamo se cosa troviamo ragazzi. Abbiamo Wimpod, Clefable, Tylow, Gotitel già trovati. E oh no ragazzi,
io voglio assolutamente la GX di questo Pokémon, ragazzi. Io lo adoro. Cioè, questo Pokémon è veramente fantastico. Io lo amo. Quando ho visto Wimpod già mi piaceva il design. A me piacciono molto questi Pokémon tipo Armaldo, insomma così. E speravo quasi fosse un fossile. Poi non lo è stato. Ho detto, vabbè, si vede che non ha voglia di fare l'altro. Comunque, scherzi a parte, poi quando si evolve in questo bestione, ragazzi, è veramente qualcosa di fotonico. Infatti Guzman è uno dei Pokémon più belli di settima generazione, almeno secondo me, ovviamente sono pareri personali. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, ovviamente anche voi, di questo Pokémon, perché è veramente fantastico. Oltretutto non mi viene neanche in mente come si chiama, perché io le mattine ho sempre i lapsus mentali. Mi sveglio e so metà Pokémon, sono fatto così. Petilil, Jangmo, non lo so, penso di sì. Jangmo, non lo so, ragazzi. Queste mi vengono così, cioè, assurdo. Whiscash, bellissimo. Con addirittura la brillantezza di Mastrolindo. E, oh, ragazzi, Drampa. Molto carino anche questo Drampa. Appunto, l'abbiamo già trovato, ma avercelo doppio non fa male. Tanto le troviamo doppie le olografiche, sicuro. Cioè, in ogni box trovi almeno una o due olografiche doppie. Quindi almeno aver trovato Drampa. Anche se effettivamente finora tutte sono molto carine. A parte anche la collana di fiori è carina, guarda. E non hanno fatto un artwork brutto neanche tra le olografiche, incredibile. Abbiamo qui Tailow, Vulpix di Alola, Weeping Bell, Mora cinese e, oh, Komala. Molto carino, ma non abbiamo trovato nulla in questo pack. Vabbè, continuiamo la nostra apertura, tanto ancora ci mancano ben 2 GX da trovare, ragazzi. E attenzione, abbiamo qui il piccolo draghetto, Wimpod, Vanillish, mi deve venire in mente, come cavolo ti chiami te, nasone schifoso, non mi viene in mente. Abbiamo un altro, un'altra evoluzione di Wimpod, adesso appunto non mi viene in mente come si chiama però, molto molto bello. Se mi viene in mente, intanto lo chiamo Samurai come nel mio gameplay, se non vi dispiace. Apro un altro pacchetto, ragazzi, e incrociate le dita perché questo secondo me è il pacchetto buono. Abbiamo qui Machop, Slowpoke, Sandshrew, Aspirapolvere, Rowenta per chi non si accontenta. E, oh, la bellissima GX di Machok. No, non abbiamo trovato niente. Il mio sesto senso fa schifo, veramente tanto schifo. Vabbè, ragazzi, ascoltate, mi fido di voi. Incrociate le dita quando volete e fatemi trovare la GX, perché qui, ragazzi, è da un po' che non la troviamo. Abbiamo trovato 2 GX bellissime, ma mi sta mancando, diciamo, il trovare qualche altra GX. Abbiamo qui Clefairy, Vanillite e, attenzione, con Glalie e, oh, l'ho detto, ragazzi, abbiamo trovato le GX che volevo trovare, perché abbiamo trovato anche Tapu Koko, come vi ho detto inizio video, è la GX che più volevo trovare di tutte, anche se comunque anche queste mi sarebbe piaciuto trovare e le abbiamo trovate, ragazzi. Comunque tutte GX fantastiche, guardate questo Tapu Koko, rappresentato veramente molto molto bene con la flora, diciamo, tropicale qua da un lato, dall'altra parte i fulmini e le saette che contraddistinguono il suo tipo, perché alla fine sono tutti folletti, ma ognuno ha un secondo tipo diverso, e il suo è l'elettro. Carta fantastica, oltre a essere ovviamente la mascotte del set, quindi dovevamo farlo bene per forza. Comunque mi sono compiaciuto molto nel trovarlo. Già nell'altra volta avevamo trovato Lycanroc, quindi mi è andata veramente di gusto, perché trovare la mascotte del box è sempre un'ottima cosa e non è sempre detto che si trova, soprattutto nei box giapponesi. Andiamo avanti perché ci manca ancora la ultra rara da trovare, ragazzi. E abbiamo qui Tailow, Swallow di fila e Slowbro. Niente, questo pacchetto è stato nullo, ma me lo potevo aspettare. Dopo una GX facciamo un po' di piazza pulita di comunazze. Allora, vediamo un po' qua cosa abbiamo. Altro pacchetto. Siamo ormai, diciamo, verso la fine del box. Nospas, Ala e Victini che apre le sue ali. Molto carino, doppio che lo troviamo. Stiamo trovando un po' di carte doppie, ma ovviamente, diciamo, le holo le abbiamo trovate, non dico tutte ma quasi, quindi iniziamo con le doppie. Attenzione, abbiamo qui altro pacchetto, Petilil, Delibird. Arriviamo a Sandslash di Alola e, ragazzi, oh, Gothitelle. Niente, andiamo avanti. Le carte sono giù, vero? Sì, che non voglio tagliarle. Sperando di non aver decapitato le carte. Olè, eccoci qua. Infatti erano un po' su, eh. Andiamo a fare il nostro trick. E abbiamo Gotita, Vulpix di Alola, Chansey, Morra, il super Nalotto, insomma. E attenzione, collana di fiori
Olografica che butto là, perché anche se l'artwork è carino, come ho ammesso, ho dovuto ammetterlo, comunque il Pokémon non mi piace per niente. Anzi, ditemi la vostra su questi Pokémon inanimati. Non che io schifi i Pokémon inanimati, però ragazzi, a me piacciono di più i Pokémon basati su animali. Sono comunque creature in generale. Sono gusti personali, credo. Comunque, io sono fatto così. A me, francamente, gli oggetti inanimati, ma così anche Magnemite, cioè l'ho accettato di più perché sono nostalgico, perché ho iniziato con la prima, però accettato, non ho mai detto che mi piace alla follia. Ed è così, perché gli oggetti inanimati in generale non mi piacciono. Comunque, esprimete il vostro parere qui sotto, il gelato poi, cioè, dai. E esprimete i vostri pareri qui sotto, che mi fa sempre piacere. E, attenzione, ora sveliamo. Whiskash, niente, potevate anche non stare attenti al video. Ok ragazzi, vediamo quanti pacchetti ci mancano. Abbiamo qui ancora 3 pacchetti, più questo che stiamo aprendo 4, quindi ci mancano veramente pochi pacchetti, e abbiamo ancora una ultra rara da trovare. Quindi incrociate le dita per me, perché a breve dovremo trovare l'ultra rara, ragazzi, e dopo questo Machoc abbiamo un Machamp olografico. Però non è l'ultra rara, ragazzi, si sta facendo desiderare, forse è un'ultra rara veramente assurda, visto che è verso la fine dei pacchetti, diciamo. Andiamo a fare il nostro trick, ragazzi, e andiamo a trovare Zhangmo o qualcosa del genere. Clefairy, bellissimo. Helioptile, Slowbro e, attenzione, oh, abbiamo Vanilluxe, il Pokémon che più amo nella mia vita. Vai così, abbiamo solo 2 pacchetti rimasti, ragazzi. Mi raccomando, votate. Secondo voi l'ultra rara è nel pacchetto di destra o nel pacchetto di sinistra? Votate, votate qui di sotto, che voglio vedere. Andiamo ad aprire prima quello di destra, quindi questo di qua. E non voglio rovinare le carte. Ecco qui che il pacchetto di destra ci fa trovare Weeping Bell, Vanillite, Slowpoke, Aspirapolvere e... un altro Tartanator, cioè non ci credo, ragazzi, abbiamo trovato doppio una GX, è stranissima come cosa, non me l'aspettavo. Ma è strano che alla fine non troviamo l'ultra rara, mi sembra veramente molto molto strano. Abbiamo ancora un pacchetto, ragazzi, boh, che ci sia l'ultra rara qui, perché mi fa strano che i giapponesi non mettano un'ultra rara box almeno. Cioè almeno una full art dovrebbero metterla, non dico una ghost o una GX o una secret, insomma, cioè insomma qualcosa di veramente assurdo, però... generalmente una full art la mettono. Comunque adesso andiamo quindi a vedere l'ultimo pacchetto e speriamo che questo ci porti più fortuna. Abbiamo qui Nospas, Lilligant, mi è venuto in mente adesso, il Pongo, Hala e niente, Victreebel, ragazzi. Non abbiamo trovato la full art, cioè ma che palle. Abbiamo trovato carte stupende, ma io volevo trovare assolutamente una full art. Assurdo. Abbiamo trovato 2 Tartanator, che per carità sono bellissime, ma niente full art. Guardate qui anche che bello, non mi ero soffermato prima, l'artwork col sottofondo, i vulcani che eruttano, diciamo, bellissimi. Poi abbiamo trovato Tapu Koko e Commo, che dovrebbe essere Commo se non sbaglio. Molto belli gli artwork, però sono un po' deluso dal fatto che non abbiamo trovato niente di più. Quindi né una super rara, né un'ultra rara, né una secret, non abbiamo trovato niente, né un hyper. Andiamo a farvi vedere anche ovviamente le olografiche che abbiamo trovato, tra cui questo Machamp stupendo, collana di fiori, Victini. Guardate, veramente artwork tutti stupendi, molto belli. Però ragazzi, come vi dicevo, sono un po' deluso dal fatto che non abbiamo trovato la beneamata carta assurda. Comunque, se il video vi è piaciuto, perché abbiamo spacchettato un box intero e comunque ho trovato carte molto belle in generale, mi raccomando, like a questo video, un bel commento qui sotto con le 1000 cose che vi ho chiesto durante il video, e se non lo siete, ovviamente iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo, quindi l'appuntamento è per un altro video ovviamente questa settimana. Avremo altri video prima delle random openings di questo sabato, quindi rimanete sempre aggiornati e costantemente seguite il mio canale, perché ce ne saranno delle belle. Ciao a tutti, ragazzi.